Una pergamena di laurea non merita di rimanere arrotolata, abbandonata in un cassetto dove la teneva mia moglie. Specialmente quando si dispone di fasce di mogano, della cui provenienza vi ho parlato in occasione di altri lavori. E così mi metto all'opera e inizio a rifilare il legno riciclato. Il passo successivo è ricavare un dentino con due tagli ortogonali ciechi. Per fare questa operazione devo smontare il coltello divisore. Controllo che la lama sia a 90 gradi. Quindi la abbasso fino alla misura del taglio che voglio ottenere. Con una serie di tagli ricavo il dente per alloggiare il vetro e il tamponamento posteriore. Ecco il risultato. Nelle scanalature del banco sega inserisco le guide del mio jig per i tagli a 45 gradi. E taglio a misura i quattro lati della cornice. È facile incollare i pezzi e tenerli in pressione con un morsetto a nastro per cornici. Quattro sottili quadratini di mogano sono pronti a fungere da rinforzo agli angoli, anche se potrebbe essere non necessario. Mentre la colla fa presa, taglio a misura il pannello posteriore.
e subito dopo applico la gomma lacca a tampone. Stessa operazione sulla cornice. Intanto preparo quattro fermavetro. E inchiodo il triangolino appendiquadro. Passiamo alla fase finale. Metto in posizione il vetro. Srotolo la pergamena e l'appoggio sul vetro, bloccandola subito col pannello. Una controllatina per verificare la corretta posizione. E quindi posso avvitare i fermavetro. Tutto a posto. Andiamo ad appenderla. E dove? Beh, accanto alla mia, ovvio, no?